buona giornata cari amici, oggi 5 febbraio 2018, questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Elezioni 2018, Di Maio fa la lista dei condannati, imputati e indagati dal PD a Forza Italia. Via gli impresentabili, dice. Sul blog delle Stelle, il candidato premier del Movimento 5 Stelle ha elencato 23 nomi di candidati le cui vicende sono state raccontate per tutte queste settimane sul fattoquotidiano.it, insieme a quelle di molti altri esponenti della classe politica che il 4 marzo si presenteranno al giudizio degli elettori senza i requisiti di candore richiesti dalla loro condizione di candidati. Da Luigi Cesaro a Luciano D'Alfonso, da Luca Junior a Umberto Bossi. Liste Renzi, dice, gli indagati non sono impresentabili o per voi è dramma. Di Maio risponde, hai scelto di difenderli, ritirali. Il candidato del Movimento 5 Stelle, dopo il caso De Sì, lancia la sfida con un post. Scrive, ecco il modulo, pulite le vostre liste. L'ex premier ribatte su Facebook scrivendo l'indagato non è impresentabile o per voi sarebbe un dramma, e rilancia sul candidato su cui i 5 Stelle hanno dovuto fare retromarcia. C'è stata la controreplica, che c'è scrivendo il suo partito ha preso migliaia di euro da Buzzi di Mafia Capitale, che infatti ha partecipato a una cena di finanziamento del PD. Migranti, Berlusconi dice, bomba sociale in 600.000, non hanno diritto di restare. L'immigrazione è una questione urgentissima, ha detto il leader di Forza Italia al TG5, elencando numeri diversi da quelli snocciolati il 14 gennaio, quando, intervistato da Barbara D'Ussa, Domenica Lave aveva parlato di 476.000 immigrati che per mangiare devono delinquere. Sondaggi XE, dice, il PD ha perso 5 punti percentuali in 3 mesi e mezzo, lo scenario è l'ingovernabilità, e la fotografia scattata da XE per Huffington Post sulle intenzioni di voto degli italiani in vista delle politiche del 4 marzo. Tra i leader, Paolo Gentiloni rimane in testa alle preferenze degli italiani con il 34%, davanti a Emma Bonina 30% e a Luigi Di Maio 29%. Macerata, Luca Traini è in carcere in isolamento per strage aggravate dal razzismo. A casa aveva il Mein Kampf. Mentre stava andando a Macerata si è fermato in un autogrill e dopo aver ordinato un caffè ha detto alla barista, ciao, vado a Macerata a fare una strage. Nella casa dove viveva i carabinieri hanno trovato una bandiera con la croce celtica e altre pubblicazioni riconducibili all'estrema destra. Per gli inquirenti avrebbe maturato l'intenzione di compiere la strage subito dopo l'assassinio di Pamela Pastro Pietro. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.